Inaugurata il 15 aprile, che proseguirà fino al 15 maggio, la mostra dal titolo Ducati nella storia, aperta tutti i sabati e le domeniche dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17, gli altri giorni su prenotazione, presso la chiesa di San Lorenzo e il convento dei Cappuccini. Per l'iniziativa Caffè Letterario, il 17 aprile dalle 17 presso il Centro Culturale Mercato, il Caffè Letterario si è occupato della poesia al femminile, appuntamento dedicato alla figura della donna nella poesia. Il 17 aprile dalle 11 alle 19 in piazza Marconi ad Argenta si è svolta la manifestazione Argenta in Moto, organizzata dall'associazione Motoclub 44011. Che ha visto sfilare più di 300 moto per le strade del centro di Argenta. Open Media Education, per il suo programma La Storia Sei Tu, sta raccogliendo testimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai qualcosa da raccontare, contatta la redazione al numero di sovraimpressione 0532 31 85 32. Giovedì 14 aprile alle 21 presso il ristorante Il Cavallino Bianco è stato presentato in anteprima il lavoro audiovisivo prodotto dall'associazione culturale Open Media Education dal titolo C'era una volta Argenta, tratto dall'omonimo libro di Giancarlo Bersani. Si è trattato di una serie di mini documentari che descrivono luoghi e persone di Argenta nel passato e nel presente. Venerdì 29 aprile alle 18:30 presso il Centro Culturale Mercato, presentazione dell'associazione Share for Community. Questa associazione cerca nelle diverse realtà locali di promuovere libertà musicale, teatrale e artistica attraverso la creazione di eventi, progetti e incontri culturali in totale spirito di collaborazione e condivisione tra enti, partecipanti e artisti. Nel mese di aprile il Comune ha presentato il suo nuovo piano urbano del traffico, il PUT, che prevede un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili in un breve periodo.